Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti nel video analisi pre-partita di Juventus-Lecce, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Prima di cominciare ovviamente vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere con un commento le vostre sensazioni pre-match e vi aspetto domani a partire dalle ore 17.50 qui su YouTube per la consueta live reaction e cronaca della partita. Allora, sicuramente questo Juventus-Lecce sarà un match complicato. La Juve viene sicuramente da un periodo negativo, 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4, se consideriamo anche l'Europa League, se non era una vittoria nelle ultime 6 o 7, quindi i nostri avversari scenderanno in campo, tra l'altro davanti ai propri tifosi, con la volontà di vincere. Noi invece veniamo dall'importantissima vittoria in casa con l'Udinese che, con questa immagine qui la potete vedere, questa vittoria diciamo ci ha proiettato a quota 31 punti, a più 4 da Spezia e Verona e a meno 1 dall'Empoli. Questo turno sarà complicato per tutte e tre. Noi appunto, come detto, affrontiamo la Juve fuori casa, lo Spezia giocherà in casa contro l'Atalanta e il Verona giocherà in casa contro l'Inter. Ma ovviamente io dico, almeno il mio pensiero è sempre lo stesso: scendiamo in campo, giochiamocela con l'atteggiamento giusto. Non dobbiamo avere la consapevolezza di aver già perso la partita. Giochiamocela perché nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Dobbiamo affrontare ogni avversario a testa alta senza paura, perché comunque ogni punto in questa parte della stagione è fondamentale. Quindi giochiamocela con l'atteggiamento che noi sappiamo davvero, che abbiamo davvero e che spero il nostro Lecce possa aver recuperato dopo questa vittoria. Spero che questa vittoria abbia ridato linfa vitale alla nostra bellissima squadra. Adesso vi lascio alla lavagnetta, ci andiamo a vedere come sempre la probabile formazione di domani e il dato dei precedenti storici, ovvero cosa è successo nel passato tra Juve e Lecce quando si è giocato ovviamente a Torino. Forza Lecce sempre e a dopo. Allora eccoci qui, la vagnetta di Juventus-Lecce, partiamo subito dai nostri ragazzi, 4-3-3, Falcone in porto, Umtiti e Baschirotto, difensori centrali, Jeandré e Gallo, terzini, centrocampo, Hjulmand ovviamente al centro, Blen alla sua destra e alla sua sinistra si parla di Gonzales. Io sinceramente continuerei a insistere su Uden, secondo me il calciatore perfetto che ti fa il box to box, ovvero il giocatore che si inserisce in attacco e ti crea un po' di zizzania. Si è visto con l'Udinese, non ha trovato il gol ma ha creato tanti pericoli, quindi sinceramente preferisco qui avere Rémy Houdin in attacco. Strefezza non ci sarà perché è squalificato, forse da un lato meglio così, o meglio avere Strefezza al 100%, al 100% contro il Verona e appunto farlo riposare contro la Juventus. Quindi sulla destra agirà Di Francesco, sulla sinistra agirà Banda e al centro c'è un ballottaggio tra Saint-Cizé e Lorenzo Colombo. Io sinceramente schiererei a Saint-Cizé, anche perché Colombo sinceramente contro l'Udinese ha deluso molto, invece Cizé quando è entrato si è dato da fare e quindi sicuramente nelle gerarchie ora come ora vedo Cizé leggermente sopra rispetto all'attaccante di cui vedo del Milan. Passiamo invece adesso alla Juventus, 3-5-2, Szczęsny in porta, Gatti, Brenner e Danilo saranno i tre difensori centrali, centrocampo a 3 con Locatelli, Miretti e Rabiot, esterni di centrocampo, l'ex di turno Juan Cuadrado, sicuramente molti di voi se lo ricorderanno bene, io in primis. Sulla sinistra ci sarà Kostic, due punte che saranno Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, giocatore ovviamente da tenere molto d'occhio. Nonostante Vlahovic non stia facendo una grande stagione, però non mi fido di lui, insomma. Passiamo invece al dato dei precedenti storici, ovvero cosa è successo nel passato, tra Juve e Lecce quando si è giocato a Torino. Quindi a Torino si è giocato ben 19 volte, una sola vittoria del Lecce, 5 pareggi e 13 vittorie della Juventus. Sì, ovviamente un dato abbastanza netto, ma chissà,
potremmo anche cambiarlo questo trend, eh? Io me lo auguro, come ho detto prima nell'introduzione al video, bisogna giocare a testa alta, senza paura, indipendentemente dall'avversario, perché ogni punticino è fondamentale in questo arco della stagione, in questa parte soprattutto della stagione. Quindi speriamo bene, vi ringrazio per aver visto questo video, forza Lecce sempre, e vi aspetto domani pomeriggio, ore 17:50, per la reazione cronaca di Juventus Lecce. Ciao a tutti!